Bella a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo mini video. Oggi vi porto appunto gli ultimi spacchettamenti che ho fatto ieri sera off cam, quindi non ci sarà la mia face da kill a farvi compagnia, ma vi lascerò appunto gli ultimi spacchettamenti che ho fatti e alla fine del video vi mostrerò la squadra dei pionieri che ho creato fino ad ora. Mancherà ovviamente ancora il capitano perché aspetto di prenderlo domani per sceglierlo, così apro ancora un pacchetto o due di quelli scabrosi e vediamo, così scelgo quello più opportuno per me, ok ragazzuoli? Detto questo, prima di cominciare, essendo l'ultimo video pack opening di questa stagione, vi chiedo di lasciare un bel like qua sotto, iscrivervi al canale, ovviamente commentare con le cose che volete vedere. Io proporrei di fare soltanto più delle live fino alla fine di questa stagione, tanto mancano 3 giorni, ci spariamo delle live dove giochiamo insieme, facciamo cose eccetera eccetera, e poi quando inizia la nuova stagione, sarà l'aggiornamento, anche se fosse alle 3 di notte, io direi di farci una bella live. Fatemi sapere qua sotto nei commenti, mi raccomando, passate anche nel link in descrizione, e direi di lasciarvi con grande allegria a questi piccoli spacchettamenti che finalmente sono stati un po' gloriosi e utili. Andiamo! Allora, come avete potuto notare, abbiamo spacchettato un po' di cose e finalmente abbiamo trovato qualcosa di veramente interessante. Al momento la mia rosa di pionieri è fatta così, quindi ho Zanetti a destra e Stupiniana a sinistra, Son esterno sinistro messo esterno destro con Grealish messo esterno sinistro al posto che ala. Abbiamo Diogo Jota a T, ibridato a COC, abbiamo Moukoko attaccante e Onana portiere. Adesso la scelta sarebbe tra Raul e Gerard. Devo un attimino capire, ho ancora due pacchetti proprio scrasi, quelli da 300 punti da aprire, quindi non so se uscirà questa che cosa. Sarebbe utile uscisse Mupanzu, perché almeno avrei anche il CDC, ma direi che già così sono più che a posto. Mi mancherebbero soltanto 3 giocatori nell'effettivo, quindi nel totale, contando anche Gerard o Raul, io avrei un totale di 8 pionieri, e questa sarà la formazione con cui inizierò, togliendo Rivaldo e Sien, Lacroix e Pop ovviamente, e Pepe, il prossimo anno. Voi avete fatto di meglio? Fatemi sapere qua sotto nei commenti che avete trovato, qual è la vostra formazione, quanti pionieri avete trovato, eccetera eccetera eccetera. Io ho fatto il meglio che potevo in generale e questo è uscito, ho avanzato anche 300 milioni che un po' mi fa girare le balle, però bene o male qualcosa è uscito. Fatemi sapere le vostre impressioni, la vostra squadra, quanti pionieri avete preso qua sotto nei commenti, mi raccomando, noi ci troviamo domani con una nuova live, quindi vi aspetto ragazzoli per le ultime 2 live insieme di questa stagione, per poi cominciare la nuova sempre insieme. Non ci lasci adesso. No, scherzo, vabbè. Comunque, detto questo, ragazzoli, noi ci vediamo domani con una nuova live. Mi raccomando, vi aspetto, ok? Così giochiamo un po' insieme e passiamo il tempo finché non arriva IFC Football 24. Detto questo, un ciao ciao a tutti quanti voi, ragazzuoli, buon game e ci troviamo domani. Grazie di cuore a tutti coloro che sono passati. A domani.